Jihoon-sun, che per comodità chiameremo Manzo-tin, è un poraccio. Indebitato fino al collo, vive insieme alla madre e gli frega pure i soldi, ma vedete un po' questo. Con sti soldi ci va a giocare alle corse dei cavalli, insieme al suo amico. Che te sei giocato, Manzo-tin? A pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzo-tin? Mi chiamo Rinaldi Otello. Sì, 3 chili di trippa e 2 di butello. E fortunatamente riesce pure a vincere un bel gruzzoletto, Peccato che gli strozzini stanno là, pronti a riscuote, con una manovra a tenaglia. Ma purtroppo, per colpa di uno scippaggio fatto con non si sa quale dinamica... Aia, la sei cretino, mi hai fatto male. Guardati in tasca, piuttosto. Non c'ha più i soldi per sanare almeno una parte del debito. Quindi viene costretto a firmare un contratto per cui gli avrebbero esportato gli organi se non avesse pagato. Mica male. Il povero Manzo-tin, senza più una lira e con il compleanno della figlia da festeggiare, si trovò costretto a spendere gli ultimi spicci rimasti cercando di pescare un peluche. Sì, che sicuramente se l'avesse comprato avrebbe speso di meno, Ma vabbè, alla fine riesce a pescare una misteriosa scatoletta. No, non è vero. La mia pistola preferita! Ma come facevi a sapere che mi piaceva proprio la pistola? Forse era meglio Caravaggio, Triste e sconsolato torna a casa, ma prendendo la metropolitana trova lui! Ma questo sempre film vicino a treni deve fare, ma che problemi c'ha? Sensei, 저랑 게임 한번 하시겠습니까? Dove hai lasciato il triciclo? Mr. Train to Busan gli offre la possibilità di guadagnare un po' di soldi con sto giochetto. Ad ogni vittoria avrebbe guadagnato 100.000 won, ma ad ogni sconfitta... E comunque avrei accettato pure io, onestamente. In ogni caso, riuscito a guadagnarsi la cena, Mr. Treno gli porge un misterioso bigliettino. No, dai, sto offrendo di lavoro alla Sony. Ah, no, manca una X. In pratica, se vuole guadagnare un po' di soldi, Mr. Train gli dà la possibilità di rimediarli tramite dei giochetti. Anche detta così, da chi lo vuole portare? Dai, di Taka Miyazaki, non lo so, boh. In ogni caso, Manzo-tin accetta e si fa trovare nel punto prestabilito con la parola d'ordine che gli è stata data. 1-2-3 stella. Ok, quindi l'aspra diatriba culturale tra 1-2-3 stella e 1-2-3 stella si è chiusa così. Netflix ha scelto, se dice così, se 1-2-3 stella, piano va un saccoccia, maledetti! E come da tradizione culturale orientale viene narcotizzato insieme ad altra gente e si ritrova su un'isola sperduta con altre centinaia di persone. 456 per l'esattezza. Tutte paracce come lui. Tutti scarti della società che non hanno alcuna possibilità di aggiustare la loro vita. E qui riunite appunto per avere una speranza di redenzione. Perché a quanto pare chi riuscirà ad arrivare alla fine di questo gioco vincerà un casino di won. Abbastanza per risanare tutti i debiti accumulati e rifarsi una vita. Una buona opportunità. E signori, ecco a voi, futuri cosplayer. Tutti casati da sta cosa firmano un contratto da sole 3 clausole. Il giocatore non può lasciare il gioco. Se si rifiuta di giocare, il giocatore è eliminato. I giochi possono finire se la maggioranza dei concorrenti è d'accordo. D'accordo ragazzi, è ora di iniziare a giocare. Seguite il vostro prefetto. Per di qua. Questa è la via più diretta per i dormitori. È incredibile. Ma tenete d'occhio le scale. A loro piace cambiare. Che intende dire? Guardate un po'. Impressionante. E finalmente si arriva al primo gioco, 1-2-3 stella. Molto facile, devono semplicemente superare la riga rossa per essere salvi. No, ma che cazzo... Ma dove va, signora? No! Ma che cazzo fate, raga? Che coglioni. Che cazzo vi aspettavate? Da che ci scasso? Lo scusate un attimo, no? Ci stanno le parole in codice, ci stanno questi mascherati, vanno narcolizzati, vanno tolti i telefoni. Non sapete dove state, vi siete ritrovati praticamente dentro un carcere. Ma che cazzo vi aspettavate? Scusate un attimo, no? È normale che vi ammazzano. Vabbè, dopo un periodo di fisiologico terrore si riprendono ed iniziano a giocare, capitanati da sto vecchio, the number one. Che felice e contento riesce a superare il gioco facilmente, a differenza del nostro protagonista, che riesce pure a inciampare e magicamente a salvarsi grazie alla provvidenziale presa di un pakistano. Che cazzo ci sta a fare qua un pakistano in Corea? Cioè, palesemente un infiltrato! In ogni caso, per adesso lo salva. Ed insieme superano il primo gioco all'ultimo secondo. I concorrenti tornano nel dormitorio e azionano la terza clausola del contratto. I giochi possono finire se la maggioranza dei concorrenti è d'accordo. Prima che prendiate una decisione, vorremmo farvi vedere a quanto ammonta il premio finale.
Sarebbero tipo 33 milioni d'euro, cazzo. Uno dopo l'altro votano sul da farsi, senza mai sbilanciare l'equilibrio e lasciando la decisione finale proprio all'allegro number one, che sicuramente accetterà, capirai, cioè a lui gli frega niente, sta pure per morire. Ma che? Fine della serie? Posto così? Tornati alle loro vite devastate, capiscono che in realtà quella possibilità era l'ultima spiaggia. Un suicidio per evitare di suicidarsi. Ed è proprio per questo che Vicidin Vicidelli, i postini dello Squid Game vanno a punzecchiare sti poveri cristiani, dandogli per la seconda volta la possibilità di partecipare. E anche al nostro Manzottino danno questa seconda chance, nonostante sia stato proprio il primo a votare per l'introduzione del gioco, ed è pure andato da carabiniere a denunciare la cosa, cioè una guardia! Insomma, pure lui accetta, anche perché deve pagare le cure di cui la madre ha bisogno. Ma stavolta alla festa si unisce anche un nuovo personaggio, il poliziotto Ji-Hoon, che per comodità chiameremo Sam Fischel. Che origliando la denuncia del nostro Manzutin e riscontrando delle similitudini nel caso di scomparsa di suo fratello, di soppiatto riesce a salire a bordo della nave che trasporterà i nostri concorrenti sull'isola. Neutralizzato un cerchietto non resiste alla tentazione di diventare un cosplayer e camuffatosi in un membro dello staff scopriamo che vige una gerarchia. Lui è il capo di tutti, si chiama Frontman ma noi lo chiameremo Super Hot o Spigolino, decidete voi. I quadrati comandano, possono parlare e verificare il telaio degli altri soldatini. I triangoli stanno un gradino sotto e sono gli unici armati. I cerchietti sono i servi della gleba. Ottima scelta Sam, a sto punto te conveniva fare il concorrente. Dopo la traversata, i nostri poracci sono tornati nei dormitori. E direi che è anche arrivato il momento di ribattezzare tutti i protagonisti di questa serie, eh? Irmun Song Ki-hoon. Manzotin. Chosanguya. Ishida The Bleach. Ali Abdul. Anche Karim non ti starebbe male a me, eh? Kang Se-byo. Allegria. Toksu. Fabrizione. Hanmin. Busta dell'umido. De... Nonno Gohan. Bene. Con l'audacia e la gioia di vivere che la contraddistingue, Allegria riesce ad intrufolarsi in un condotto di reazione e a scoprire un importante indizio sul secondo gioco. Un forte odore di zucchero. Ammazza, utile, cioè. Ciao bambini, nel gioco di oggi dovrete scegliere una tra queste figure. Scusi, ma in che consiste il gioco? Prossima domanda? Grazie alle sue incredibili doti da Quinji, Ishida capisce subito di che gioco si tratta. Ma siccome era merda non informa i suoi compagni e lascia prendere al suo amico Manzotin la figura più complessa, l'ombrello. Mazza che pezzo di fango che... Il gioco consiste nel ritagliare la figura raffigurata sul biscotto con un ago senza romperla. Se no... E in questa molto avvincente sfida, che immagino sarà stata di estremo intrattenimento per Spigolino, Manzotin ci dimostra che certe volte smette di essere uno scemo e gli vengono degli sprazzi di genialità, leccando il biscotto per rendere il ritaglio più facile. Bravo lui, un maestro è diventato. Nel mentre che i nostri topi da laboratorio finiscono di leccà, Sam Fischel, che adesso sarebbe più appropriato chiamare Hitman, stava lì ad assistere alla prova e viene pure cacciato da un quadrato che lo becca fuori posizione. Ma la situazione degenera, un concorrente ruba una pistola e lo tiene in ostaggio. Quadrato a quel punto decide di intenerire il concorrente mostrandogli la sua faccia da ragazzetto annoiato e di tutta risposta si ammazza. Ma siccome nel contratto delle guardie come prima regola c'era scritto i soldati mascherati non dovranno mai rivelare la loro identità, Spigolino si incazza. Ehi ehi ehi, a quanto pare qui qualcuno è stato promosso? Nella fazione dei mascherati vive un sottobosco di triangolini e cerchietti, che reputano giustamente uno spreco il bruciare i cadaveri usciti da sti giochetti. Ed è proprio per questo che hanno assoldato il prigioniero 111, un medico che li aiuta ad esportare gli organi rivendendoli al mercato nero. Tutto questo alle spalle di Super Hot. Intanto nei dormitori tornano i fortunati vincitori, tra cui un incazzato Fabrizione che ammazza un cristiano penovo e una sprite. E con la consapevolezza che se si ammazzano i soldi aumentano, di notte parte la Civil War, placata solo dal pianto di nonno Gohan. Non me la racconta giusta sto nonno Gohan, eh? È l'unico vecchio, sta per morire, c'ha il numero uno e nonostante era allegro alla prima prova ha votato per fermare i giochi.
È arrivata l'ora della terza prova. Ma nel frattempo si sono create due fazioni, quella dei Manzotin con Ishida, Karim, Nonno Gohan e Allegria, e quella di Fabrizione con i suoi scagnozzi, il secchiello dell'umido e il dottore. Ed è proprio grazie a quest'ultimo che, lavorando con i soldati, ha accesso a degli indizi per i giochi successivi, che Fabrizione decide di creare un team formato da soli uomini per questa prova, lasciando il secchiello dell'umido al suo destino, ovvero con la squadra più debole fisicamente, quella de Manzotin, che ha trovato anche un nuovo componente, Gioia de Vive. Allegria e Gioia de Vive, best coppia. Insomma, il gioco è tiro alla fune! Perfetto, siamo nella merda. E invece no, perché salta fuori che Nonno Gohan era il campione mondiale dei tiri alla fune e gli insegna tutti i segreti del mestiere. Ci butteremo indietro col corpo e terremo la posizione. Finché... Dai! E quando i nostri avversari riprenderanno terreno, faremo i segreti tre passi in avanti. Tre passi in avanti, ma è un suicidio! Ah ragazzi, ero il campione mondiale, state buono, no? Dopo i trascorsi della notte scorsa, il team Manzotin cerca di creare una sorta di barriera per evitare attacchi e nel dubbio fanno anche dei turni di guardia. Vuoi far la sentinella per noi? Soldato Peppino, presente! Faccio la guardia al quartier generale! Ma fortunatamente non ci sono conflitti. Nonno Gohan si pisce addosso e i nostri concorrenti si preparano a vivere un'altra giornata de merda. Ma torniamo un attimo a Sam Fisher, detto Hitman. Tramite i colpi dei dossi da un vicino di stanza capisce che deve andare da una parte segreta, in cui il medico e gli altri colleghi esportano gli organi ai cadaveri. E con la capacità di improvvisazione pari alla voglia di vivere e allegria, rischia quasi di farsi beccare, ma il dottore voleva sapere a tutti i costi un indizio sul gioco successivo. Ma sti pure cristiani non sanno niente, e quindi capirai. No, perché io qua sto a lavorare per voi, io rischio la vita, non siete onesti. E non sono onesti, no, vabbè. Fa un casino, prendi in ostaggio uno e ne ammazza un altro, e parte l'inseguimento. I due cercano di calmare le acque, ma arriva Spigolino che tutto incazzato ammazza tutti e due. Bravo, hai fatto bene, Spigoli. Intanto Sam riesce ad intrufolarsi nell'appartamento del capo, scoprendo il grande archivio dello Squid Game. 20 anni di divertimento, cazzo. Ma una cosa attrae particolarmente la sua attenzione. Il vincitore dello Squid Game del 2015 era suo fratello.